Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Biancodini sul tubo. Oggi andremo ad esaminare il calendario di Serie A Team 2013-2014 della Juventus. Come già sapete, alla Juventus non è andata molto bene, specialmente nelle prime 12 giornate, dove appunto nelle prime 12 giornate incontriamo Fiorentina, Inter, Lazio, Milan, Napoli e la Sampdoria in trasferta e il Derby. Andiamo ad esaminare. Prima giornata Sampdoria Juventus. Quindi ricominciamo da dove abbiamo finito l'anno scorso, sperando che quest'anno ci vada meglio. Seconda giornata Juventus Lazio, una sorta di rivincita per la Supercoppa Italia. Andiamo avanti. Terza giornata è Inter Juventus. Quindi alla terza giornata già Conte incontrerà il suo nemico Walter Mazzarri. Andiamo avanti. Quarta giornata Juventus e la Sverona, forse la partita più facile di queste prime 12 giornate, con tutto il rispetto per l'avversario. Quinta giornata, vediamo Chievo Juventus, quindi la Juventus quarta e quinta giornata affronterà le due squadre di Verona. Andiamo avanti. Sesta giornata, vediamo dov'è? Torino Juventus, appunto il derby. Alla sesta giornata, quindi la Juventus la prima 6 giornate non è andata molto bene, vedendo Sampdoria in trasferta, Lazio, l'Inter e appunto il derby, per lo più che si disputerà non allo Juventus Stadium. Settima giornata Juventus Milan, procediamo bene. Ottava giornata Fiorentina Juventus, ok, andiamo avanti. Nona giornata Juventus Genoa. Decima giornata Juventus Catania. Undicesima giornata Parma Juventus. Dodicesima giornata Juventus Napoli. Adesso stiamo un momento a riflettere su queste prime 12 giornate. La Juventus è stata sfortunatissima, tra virgolette, prendendo appunto squadre di bassa classifica, ma comunque che se la possono giocare, come Catania, Genoa e Parma, ma soprattutto prendendo squadre come Inter, Lazio, Napoli, Milan, Fiorentina e il Derby. Quindi la Juventus non è stata fortunatissima sotto questo punto di vista. Andiamo avanti. Tredicesima giornata troviamo Univorno Juventus. Quattordicesima giornata Juventus Udinese. Quindicesima giornata Bologna-Juventus. Sedicesima giornata Juventus-Sassuolo. Diciassettesima giornata Atalanta-Juventus. Diciottesima giornata Juventus-Roma. E infine diciannovesima giornata Cagliari-Juventus. Diciamo che la Juventus, come ho detto in precedenza, non è andata molto bene, anche perché tra le partite con la Lazio, con l'Inter, il Derby di Torino, settimana non giochiamo anche la Champions. Quindi quest'anno il campionato sarà, no, complicato, ma sarà molto difficile, anche perché gli avversari sono rinforzati molto, vedi Napoli e Fiorentina. Vabbè, comunque la Juventus ha fatto ottimi acquisti come Llorente, Tevez e Ogbonna, cioè gli unici tre acquisti. Vabbè, la Juventus in generale è stata sfortunata, ma vabbè, va bene così. Grazie per la visione e al prossimo video.